Buonasera a tutti, Testiene, qui è Alex Semiase. Niente, ho montato questo piccolo video per gente che fa ricerca indipendente, quindi un video preparato a ottobre 2019 con un amico, con Dana e Roma. Poi una serie di eventi ci ha allontanato, un po' tutto quello che è successo, e in più abbiamo perso tantissimo materiale di questo incontro. Fortunatamente siamo riusciti a recuperarne parte di questo lavoro fatto insieme, e quindi non ci andava di sprecare energie e tempo, e quindi ho deciso di montare quello che siamo riusciti a recuperare. Quindi è un video molto breve, non è molto tecnico, però vabbè, non è un video per tutti, questo è per gente che comunque già fa una determinata ricerca e quindi sa di che cosa stiamo parlando. Buona visione a tutti ragazzi e grazie a tutti voi per l'attenzione. Oh, ma sei sicuro che è di qua? Frittole è di qua, sì. Ma tu te la ricordi? Sai che me la sono sognata, no, adesso... e me la sono dimenticata? Se te la ricordi dimmelo, perché qua stiamo girando da mezz'ora, oh. Forse lì c'è un casello, però. No, però devo guardarli là adesso, se no ci perdiamo. Frittole! Oh, casellante! No, scusi, perdono. Volevamo sapere una cosa, non si preoccupa. Cioè, noi qua siamo a Frittole, va bene, ma che siamo veramente nell'anno 1400, no? Quasi 1500. Eccoci di nuovo qui, presentiamo l'esperimento. Semplicemente abbiamo trovato un parchetto con bellissimo campo da basket, abbiamo posizionato oltre il campo da basket una barchetta alta 30-40 cm e con un filo l'abbiamo tirata verso di noi. Dall'altra parte c'era Dana con una videocamera a livello e abbiamo visto che la barchetta, man mano che si avvicinava, si vedevano prima le vele e poi lo scafo. Esattamente poi, quando l'abbiamo allontanata, abbiamo visto sparire prima lo scafo e poi le vele. Su una distanza di 34 metri, vi assicuro, anche in una terra supersferica la curvatura è pressoché inesistente, si parla di millimetri. Qua invece la barca sprofonda dentro il terreno. Siccome una delle prove di sfericità è la classica leggenda metropolitana, Aristotele 350 a.C., è una delle prove di sfericità che quando una nave si avvicina vediamo prima le vele e poi lo scafo, e quando si allontana vediamo prima sparire lo scafo e poi le vele. Questo perché c'è la curvatura, ma non è vero, non è vero, e spero che ormai la gente lo abbia capito. Si tratta di prospettiva. Ancora a scuola insegnano questa supercazzola, e vedete un po' i disegnini come li rappresentano nei libri dei nostri bambini. Guardate, la nave, si vede prima la vela perché c'è la curvatura. Ma non mi voglio neanche dilungare, perché ripeto, questo è un video per gente che già fa ricerca. Si tratta di prospettiva, vanishing point, oltre il quale, oltre questo punto, tutti gli oggetti si abbassano verso il basso, quindi per quello che vediamo solo la vela, ma semplicemente perché è il limite della nostra vista. È prospettiva, ragazzi, è semplice prospettiva, semplicemente. Quindi mi sembra strano ancora leggere in libri, nei libri di testo, una cosa del genere. Potete utilizzare altre prove, ma questa qua della barchetta che sparisce perché c'è la curvatura non sta più in piedi, ragazzi, e ve lo abbiamo dimostrato in tutti i modi. Potete tirare fuori rifrazione, effetto Morgana, olandese volante, abbiamo sempre smontato tutto questo. Addirittura ci dicono che vediamo la barchetta perché è una rifrazione. Tra l'altro la rifrazione ribalta l'oggetto, quindi io dovrei vedere la barca ribaltata, invece la vediamo dritta, quindi non è rifrazione. E poi con un laser o il sole alle spalle, se quello è un miraggio, se quella è una rifrazione, il sole o il laser dovrebbe attraversare l'oggetto. Ma siccome abbiamo fatto esperimenti dove torna indietro
il raggio del laser o il sole riflesso sull'oggetto, che può essere un faro, un'isola o una barca, questo dimostra che non è rifrazione, non è effetto Morgana, non è olandese volante, è l'oggetto che tu vedi a distanze impossibili per una terra sferica. Vai. Aspetta che zoom, rifaccio tutto zoomato. Cancello questo? No. Questa è la base. Perfetto. Perché dopo io allego. Anche alzandomi non si vede. Ok. Buonasera, buonanotte a tutti. Siamo sulla ISS, ragazzi. Abbiamo avuto un permesso speciale e io e Alex Semiase siamo sulla ISS. Stiamo sorvolando l'Africa, ragazzi. Stiamo usando il mappamondo che c'è nel comune. Sì, che è gigante. Gigante, tipo un metro di diametro. Qui sono quei bei mappamondi. Discendiamo il Nilo. Andiamo verso l'Italia. È un po'. Vedete che ha un po' di bolle perché praticamente segue la forma del geoide. Esatto, ci sono delle depressioni. Bello sto mappamondo, è enorme, cavolo. Bellissimo. Aspetta, ti facciamo fare il giro. Giralo. Bello. Non riusciamo a prenderlo tutto perché è troppo grosso, sì. Infatti ve lo facciamo vedere solo nella parte. Qua siamo nelle Americhe. In varie sezioni. Oh, ma cos'è quella roba lì? Un piccolo satellitino. Oh, meteorite. Un meteorite? Andiamo su. No! No, ci ha colpito, ragazzi! Tac! Flat Earth, ragazzi! Eccola qui! Cos'è successo? Eccola qui! Vi abbiamo fatto vedere, semplicemente, un piccolo giochino, come funzionano le lenti fisheye, GoPro o ad occhio di pesce, che tutti voi conoscerete, però hanno questa caratteristica. Di quanto è semplice far credere che volando su un piano siamo su una sfera. Basta una piccola inclinazione e noi abbiamo la percezione di vivere su un globo, quando in realtà siamo su un piano. Potrebbero essere dei droni, sì, o dei aerei ad alta quota, esatto, o dei palloni che procedono con una lente inclinata con i gradi giusti e noi abbiamo sempre l'illusione e la percezione della sfera. Sì. È molto semplice. Si potrebbe anche fare così, diciamo. Sì. Non diciamo che mentono, sì, però sì, questo esatto, è un metodo. Sicuramente c'è qualcosa lassù, non sappiamo cosa c'è, ma non possiamo neanche dire niente, però volendo in un attimo si può mentire. Quindi lo capiamo anche perché l'inclinatura è sempre la stessa, no? Ed è simile a quella degli altri video della GoPro. Se tu guardi è una... E magari metteremo una meme qua dopo a montaggio video,
dove notiamo che sia da terra, sia dall'ISS, sia da una montagna, l'inclinazione della curvatura è sempre uguale. Torniamo in Italia, ragazzi. E guardate questo movimento, poi. Fai vedere che non mi vedo. È in piano, quando toglie la... Vedete che è in piano, è molto semplice. Questa è la realtà. Cioè, nella posizione centrale, la GoPro filma com'è la realtà, perché esatto. È una zona neutra dove la GoPro filma come una semplice telecamera. Sì. È una parte dove non c'è distorsione. Esatto. Però basterebbe inclinare così. Così abbiamo il convesso. Concavo e così convesso, ok? Quando scoppiano i palloni, cosa succede? Che si muove. Se Dana prontamente facesse un bellissimo screenshot al momento giusto, per esempio così, ecco che c'è la curvatura. Ma ogni tanto il pallone, quando sale, invece si posiziona in modo orizzontale, perpendicolare. Perpendicolare e filma l'orizzonte così, che è quello che si può verificare a terra. Esatto. Quello che avviene a terra avviene in quota. Esatto. Molto semplice. Se fosse curvo sarebbe impossibile rendere un piano, un orizzonte curvo con una GoPro. È molto difficile e l'abbiamo fatto vedere nei video. Sì. In più c'è da dire un'altra cosa, che se dobbiamo filmare un oggetto a un chilometro, a 50 metri o a 500 km abbiamo bisogno di una videocamera potente, perché a 50 metri la lente di scarsa qualità mantiene l'immagine reale. Se quella stessa videocamera da pochi soldi viene portata su in cielo, che deve vedere a distanze molto elevate, la lente, non essendo abbastanza precisa, tende a distorcere. Questo lo trovate in qualsiasi libro di ottica, insomma. Per mandare su dei palloni sonda e fare dei buoni esperimenti, bisogna assolutamente andare su con delle lenti professionali, perché rendono l'idea danno più il senso della realtà, altrimenti poi distorcono l'immagine.